Bentrovati a tutti, siamo giunti alla 32esima domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo insieme il Vangelo e poi vi dono qualche breve pensiero di meditazione e di riflessione. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva. Tutto quanto aveva per vivere. Quanto è bello l'insegnamento di questa domenica. Partiamo dall'atteggiamento di questa vedova. Getta due monete che fanno un soldo nel tesoro del tempio. Getta tutto quello che aveva. Ora, qui c'è un modo di vedere secondo Dio e un modo di vedere secondo gli uomini. Gli uomini che cosa vedono? Che miseria, ha gettato un soldo. E che cos'è questo? Il modo invece di vedere di Dio. Dio vede il cuore e ha visto una vedova. E per di più, dice il Vangelo, povera, gettare tutto quello che aveva. Il Signore vede il cuore, vede l'amore, vede la vita di questa persona. Quel soldo era tutto per lei, ma lei si fida di Dio e dona a Dio quel poco che ha. Questo non è un insegnamento materiale. In questa pagina di Vangelo dobbiamo andare oltre l'insegnamento materiale. E che cosa ci insegna questa pagina di Vangelo? Innanzitutto che dobbiamo evitare il bruttissimo atteggiamento degli scribi. Chi erano gli scribi? Erano i maestri della comunità. E in quanto maestri della comunità avevano il compito di testimoniare e insegnare con la vita, con l'esempio e poi con le parole. Ecco perché la condanna è più severa, perché se tu devi dare l'esempio, ti comporti peggio degli altri, hai una grandissima responsabilità, anche di scandalo in mezzo alla comunità. Allora chi erano gli scribi? Erano coloro che di Dio gliene importava poco, apparentemente credevano ed erano con Dio, ma loro cercavano solo il culto della loro persona. Dio era soltanto lo sgabello su cui salire per mettersi in mostra ancora di più. E quanti oggi si servono di Dio per salire sullo sgabello, per mettere in mostra le loro doti, le loro qualità e le loro raffinate vesti. E questa vedova, invece, si getta nelle braccia di Dio, getta tutto nel Signore. Ecco cosa chiede a me e a tutti voi il Signore: dare il nostro poco, il nostro niente, con il cuore, e il Signore lo moltiplica. Ecco, io non sto parlando del denaro, sto parlando della vita. Mettiamo la vita nelle mani del Signore per fare bene, operare il bene, vivere il bene. Dare amore, seminare amore. Attenzione, gli scribi avevano preso il posto di Dio. La vedova invece camminava con il Signore. E noi, Dio, dove lo abbiamo messo?
in quale gradino di valore nella scala della nostra vita? Camminiamo accanto a Lui e con Lui, o gli abbiamo rubato il posto e ci siamo fatti Dio della nostra vita e della vita degli altri? Amici miei cari, umiltà, piccolezza, semplicità, amore, misericordia. Possiamo dire noi di avere queste virtù? Buona e santa domenica a tutti. Vi abbraccio con cuore fraterno e vi benedico. E le vostre preghiere saranno anche le mie.